Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play a Piante contro Zombie 2, It's About Time. Nella scorsa parte siamo andati avanti nel terrore dal domani, e a proposito di terrore siamo in periodo Halloweenesco su Piante contro Zombie 2. Come al solito ci sono un sacco di novità nel periodo di Halloween, appunto, su Piante contro Zombie. Lo scorso anno, anzi è passato già un anno, ho comprato la Jack-O-Lantern, è stato l'inizio proprio del futuro lontano, quindi è tutto a tema oggi. Infatti, appunto, il 31 ottobre dell'anno scorso ho cominciato il futuro lontano. E guardate per quest'anno qual è la novità. È la stregacciola che ho appena comprato. La stregacciola usa la magia per trasformare gli zombie in malporcini. Se nei particolari preferisce prendere di mira gli zombie maghi, bravissima la stregacciola. La stregacciola, sì, o stregacciola, no, stregacciola. Si ferma un attimo, incerta su come proseguire, poi improvvisamente ha un lampo di genio, deve usare la magia, come sempre. E sono troppo contento, adesso intanto facciamo il party della pignata perché così possiamo ammirare la stregacciola, di sicuro ci sarà. E poi ci concentreremo sul terrore dal domani. Tra l'altro devo dirvi anche un'altra cosa molto importante, ma proprio questa è molto 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 importante, quindi mi raccomando state con le orecchie aperte, non chiudetevele con le mani e facendo la 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 per non sentire. Vabbè. Ah no, ok, col peperoncino fantasma, forse non c'è la stregacciola. Vabbè, mi va bene anche il peperoncino fantasma, anche se l'abbiamo visto un miliardo di volte. Comunque, stavo dicendo, la cosa importantissima che devo dirvi è che il prossimo lunedì uscirà uno speciale per Halloween, appunto, di Piante contro Zombie 2, ovviamente. Quindi mi raccomando, guardatelo, andatelo a vedere perché ci tengo moltissimo. Quando uscirà dovrete essere tutti pronti lì a festeggiare. Basta. Era questa la cosa super importante per cui tutto questo preambolo. Ma adesso concentriamoci su questo party della pignata a tema Halloween. È troppo bello, mi sembra passato ancora poco tempo. Tra l'altro lo speciale di Halloween dell'anno scorso è stato uno dei video più visti del mio canale. Quindi spero solo che quest'anno andrà bene, altrettanto bene come quella volta. Ok, ma qui si sta scatenando il delirio degli zombolini. E non vorrei che pensassero di essere forti, morite zombolini. Ok, però mi arrivano. Preferirei avere dei peperoncini fantasma. Grazie, per esempio qua. E distruggiamo gli zombie secchioni anche qua. Ma possiamo fare veramente anche così, così distruggiamo un po' tutti. Il potere del peperoncino fantasma è veramente fortissimo, ve lo assicuro. Ok, distruggiamo lo zombie faraone. E niente. È troppo bella però l'ambientazione Halloween con gli zombie scheletri, streghe, tutte queste cose. Che sì, come al solito in Italia tutti appena si parla di Halloween dicono che non è una nostra tradizione. E seriamente la prossima persona che me lo dice la prendo a pugni così all'improvviso. Perché va bene, l'ho capito, Halloween non è nella tradizione italiana, però basta di ripeterlo tutti. Se non vi piace, niente, non vi piace. A me personalmente piace tutta questa cosa dolcetto scherzetto e tutte queste cose di Halloween. Ma dite la vostra nei vostri commenti. Se volete dire che non è una nostra tradizione, fatelo pure, non vi prenderò a pugni per questa volta. Ok. Le mie promesse sono sempre. Vediamo col superpotere ce la dovrei fare a sconfiggerli. Troppo forte, fa dei danni esagerati in questo modo. Però allora faremo dei livelli per vedere la stregacciola. E va bene, nel terrore dal domani andremo avanti un po' più lentamente. Farò tipo un livello per farvi vedere la stregacciola magari nei secoli bui perché è meglio contro gli zombie stregoni. Vabbè, intanto vediamo queste pignate diaboliche. Nuovo costume, mummiesco per il cavolbotto. Altro mi sembra che lo potessi sbloccare pure quello da un bel po', quindi sì, è tutto a tema, è tutto perfetto in questa parte. Va bene, dai, andiamo nei secoli bui, dai, 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 dai. Perché no? Adesso dove sono i secoli bui? Qui, ok. Andiamo, non lo so in quale livello. Non sono bravo nel decidere questo tipo di livelli. Non lo so, andiamo nel livello 7, mi sembra un livello normale. E ora è un livello tipo, non ci sono zombie stregoni. E infatti non ci sono zombie stregoni. Vabbè, non importa, dai. L'importante è farvi vedere la stregacciola. Poi se è un livello un po' semplice, meglio. Tutto di guadagnato. Costa 200, però vi assicuro che non è da sottovalutare. Poi non lo so perché, per esempio, la Jack-O-Lantern a lungo andare si è rivelata inutile, purtroppo per il suo costo troppo elevato.
Ma spero che la stregacciola non faccia la sua stessa fine. Dai, prendiamo delle piante un po' particolari, tipo... No, radice d'evasione non è un po' particolare, la prendo sempre tipo l'aloe. Il fiore d'oro delle piante un po' no, vabbè sì, lo so, il fiore d'oro non è tanto no, ma mi serve. E come pianta d'attacco... Anzi no, vabbè, prendo una pianta di difesa e il muro di noce cavernicolo. Queste sì che sono delle piante strane che non prendo mai. Allora, cominciamo subito così e così. Tanto il mio scopo è farvi vedere la stregacciola. Se non ce la facessi a completare questo livello, non mi dispererò e non piangerò. Ma vabbè, se ce la faccio è meglio. Avrei potuto portare il calamifungo e la mangiatombe, però ormai... Guardate, mettiamo la stregacciola ed si è trasformata in un malporcino troppo bella. E rimane qui sul campo. Ci metto un pochino per ricaricare i suoi colpi, ma... Ne vale la pena perché poi il suo effetto è devastante. Ok, metto qui una jack-o'-lantern e distruggiamo questa tomba. Dai, jack-o'-lantern, non tergiversare. Dai, tra poco sarà pronto il suo col nuovo colpo. No, ha distrutto quel zombie accanto. Ok. La jack-o'-lantern non è ancora carica, ma posso mettere un'altra stregacciola. Non appena il fiore d'oro potrà... No, 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 ok, posso già ora. Boom! Troppo bello, distruggiamo lo zombie secchione. Il problema della jack-o'-lantern è anche che bisogna attivarla manualmente. Ora vi faccio vedere anche, ma appena si avvicinerà un po' questo zombie secchione, come utilizzare il potere della stregacciola. Perché anche il potere non è per niente da sottovalutare. Vabbè, ve lo faccio vedere ora, dai. Guardate. No, era su una tomba, non vale. Vediamolo, riutilizzo, no? Perché li stanno trasformando in tombe? È una mia impressione. Sì, di sicuro è una mia impressione, però... Strano. Muori zombie secchione. Ok. Vediamo, adesso ce la dovrei fare. Così. Ok, visto, si è trasformata in un fungo rospo. Si chiama fungo rospo quella pianta, sì. E quindi diventa una pianta decisamente più utile di un... come si chiama? Decisamente più utile di un funporcino. Beh, qualsiasi pianta, quasi qualsiasi pianta è più utile di un funporcino. Dai, smettetela di avanzare. Stregacciole, proteggetemi. Facciamo così e così. E poi così. Funporcino. Non so come funzioni però una fila di stregacciole se sia molto utile. Spero di sì, più che altro. Come al solito il muro di noce cavernicolo è troppo utile. È una pianta veramente utile il muro di noce cavernicolo. Così. Non è ancora carica la stregacciola purtroppo. Quindi dovrò fermarli con metodi alternativi gli zombie. Ok, è carica. E adesso faccio così e così. Sì, ce la stiamo facendo a superare questo livello 7. Che abbiamo superato un anno fa, pure questo, circa un anno fa. Mamma mia, quanti ricordi. Mamma mia, cantavano gli ABBA. Ok. Dai, è quasi carica. Troppo bella la stregaccia. Mi sta piacendo troppo perché è tutta molleggiosa, tutta così, non lo so. Dai, 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 però non c'è neanche un po' di fertilizzante, uffa, mi piacerebbe avere più funghi rospi. Dai, distruggiamo questi zombie. Perfetto. Devo mettere anche altre jack-o'-lantern, se siamo a tema Halloween. Purtroppo nello speciale di Halloween dell'anno scorso mi hanno segnalato il copyright delle musiche di Nightmare Before Christmas, quindi ho dovuto toglierle. Ahimè, ahimè, però vabbè. Dai, non importa. Ok, devo mettere qua un'altra stregacciola. Mi piace anche il nome stregacciola. Guardate quanti funporcini riesco ad ottenere in questo modo. Orda finale. Sì, ce l'abbiamo fatta a superare questo livello. Ok, però ci sono delle tombe in dei punti brutti. Ma non c'è neanche un fertilizzante? No, purtroppo. Altrimenti avrei utilizzato il potere della jack-o'-lantern e avrei fatto piazza pulita degli zombie. L'aloe non l'ho utilizzata. Vabbè. Sapete la mia opinione sull'aloe, già la conoscete. Perfetto. Dai, non sono ancora distrutti questi zombie. Ah no, non si era neanche attivato forse il fuoco. Ce l'abbiamo fatta. Sì. No, non ce l'abbiamo fatta. C'è ancora questi due zombie in basso. Non me ne ero accorto. Allora facciamo così. Distrutto. Visto, ha un potere distruttivo molto molto elevato in un livello come questo. È stata fondamentale in coppia col muro di noce cavernicolo. E come dice la descrizione, contro gli zombie stregoni è l'ideale. Adesso andiamo però nel terrore dal domani perché... Perché sì, farò, non lo so, tre livelli? Sì, tre livelli, dai. Dov'è il futuro lontano? No, più avanti. Ok.
C'ero sopra, non me ne ero accorto. Ok, dov'è? Tra l'altro, Ian Pesca, per favore, fatti trovare nel terrore dal domani perché servi. Uffa, non lo vedo mai. Dov'è? Qua. Allora, vediamo quali piante posso scegliere a livello successivo. Un potenziamento. Quando c'è un potenziamento vi consiglio sempre di prendere il potenziamento. Perché le zone infinite servono anche per accumulare potenziamenti. Spesso mi chiedete come fai ad avere tutti quei potenziamenti o tutte quelle gemme. Facendo le zone infinite, visto come si fa, è facile. Allora, così. Non mi ricordo più qual era la strategia perché non ci gioco da un po'. Vabbè, sì, dai. Ok, scusate per il taglio. Comunque, andiamo. Non ricordo se erano, se fossero anzi esattamente queste le piante, però va bene. Allora, c'è una disposizione di zolle poderose di nuovo molto bella e che mi consente di fare la strategia che preferisco. Allora, poi metto subito le bocche di drago fredde qui. E girasole gemelli qui. Perfetto. Dai, distruggi lo zombie normale, bocca di drago fredda, vabbè, dai. Ce la fa praticamente chiunque a sconfiggere uno zombie normale. No, allora faccio così e così. Grazie per il fertilizzante. E poi così. E tra pochissimo mi co comincerò a mettere i cedri. Vabbè, posso già cominciare a dire il vero. Per esempio qua. Distruggiamolo, vabbè, tanto che era rallentato quello zombie jetpack dalle bocche di drago fredde. Ok, devo mettere una fila di bocche di drago fredde così li rallento e il cedro li distrugge. Combinazione perfetta. Faccio anche così. E così. E quanti soldi arrivo? Penso a 1000 ci arrivo. Sì, 1525. Un sacco. Un sacco. Qui, perfetto. Arrivano gli zombie più importanti. Non ho visto neanche quali zombie ci sono dalla preview. Però, boh, spero niente di grave. Dai, quanti fertilizzanti! Ci sono tra l'altro tre orde. Quindi posso mettere un sacco di cedri di nuovo. Tutto un sacco in questa parte. No, veramente sta. Non si può dire sta essendo, ma sta essendo tutto perfetto in questa parte. Sono troppo contento. Allora, così. Poi cedro qua. Tra l'altro è bellissimo giocare con i cedri, solo a me piace, non credo. Perché sono potenti. Potenti. Perché ormai dire due volte un aggettivo è superlativo assoluto. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Quindi potenti è superlativo assoluto di potente. Sì. Ok, vabbè, vedete, distruggiamo tutti in pochi secondi. Fiore d'oro. Perfetto. Cedro qua. E arriva ancora fertilizzante, sì. Così possiamo mettere dei cedri all'infinito. Voglio vedere quanti riesco a metterne. Però questo tipo di strategia, ve lo dico che andrà bene solo ancora per poco. Non sarà. Non durerà molto. Ok, in questa fila ci sono solo due cedri, infatti è un po' più indietro rispetto alle altre a livello di distruzione, quindi devo metterlo qua. E anche qua un cedro. Perfetto, vai cedro, ok. Così, quattro colpi del cedro distruggeranno, infatti ci vogliono quattro colpi per distruggere uno zombie robocono, però è forte. Adesso vediamo questi poteri combinati. Pam! Distruzione sempre. Di massa. E adesso così. No, non c'era nessuno. Vabbè, ce l'abbiamo fatta comunque. Posso pure permettermi di sprecare un potere. Vabbè, siamo alla fine. Livello 14 completato. Adesso passiamo al livello 15. Sconfiggi gli zombie secchioni, sì. Dai. Sto andando molto bene. Cioè, bello. Allora, queste tre piante non servono però tra le tre le ciliegie esplosive. Anche se abbiamo l'uva esplosiva, che è meglio in tutto rispetto alle ciliegie esplosive, però, boh, tra le tre era meglio lei. Perché la spara semifocosa non è utile, soprattutto se abbiamo una strategia in cui rallentiamo gli zombie. Ok, questo livello potrebbe non essere facile perché c'è lui. Però, va bene. Allora, girasoli gemelli, lattuga iceberg e la radice d'evasione. Oppure potrei portare le ciliegie esplosive visto che le ho sbloccate. Ciliegie esplosive, l'ho detto male prima. Pronti, partenza pianta, va bene. Metti girasoli gemelli, sì, nelle zolle verdi. Decisamente nelle zolle verdi. Cioè,
tra l'altro queste tre zolle rosse ci permetteranno di fare per esempio il potere della bocca di drago fredda super potenziatissimo, quindi ottimo. Qui una bocca di drago fredda e ha subito il fertilizzante questo zombie, quindi sbrighiamoci a mettere i girasoli gemelli, dai velocizziamo. Non lo distruggere troppo in fretta, bocca di drago fredda. Ok, puoi distruggerlo. Uno, due, tre, perfetto. Così. Ok, scusate per la super velocità. Ok, ci sono degli zombie football americano, smettetela di essere sempre fastidiosi. Però, vabbè, vedete, ci sono quattro bandiere, quindi sì, arriveranno tanti zombie. Dobbiamo essere pronti e scacciarli via. Pronti anche a scacciarli via. Purtroppo gli zombie crea barriere sono fastidiosi per i cedri. Non credevo che avessero così tanta resistenza a quelle barriere. Usiamo le ciliegie esplosive, boom. Anzi, shabuff, vabbè. Ci servirebbe la IEM pesca, ma purtroppo non penso che abbia intenzione di capitare tanto presto. Ok. Qui un cedro. E qui così, perfetto. Quando ci arriva il fertilizzante è un grande momento di gioia. Così, perfetto. Vai cedri, non so quanti colpi di cedro ci vogliano per sconfiggere uno zombie football americano, ma non credo più di 3, perché se lo zombie robicono, se per lo zombie robocono ce ne vogliono 4, credo che 3 bastino. Ok, ci sono già gli zombie giganti, quindi il cedro qua, sciame robotico, va bene. Adesso faccio così. No, ha distrutto un cedro e una bocca di drago fredda, maledetto zombie gigante. Però l'abbiamo disintegrato con i cedri, perfetto. Ok, lo distruggete questo zombie gigante oppure ci penso io? Ci ho pensato io. Così. Sì, quando sono tanti forse possono essere molto fastidiosi gli zombie football americano, però boh. Sto riuscendo a tenerli testa per il momento. Si sono rivelate utili le ciliegie esplosive, bene o male. Orda finale. Dai, 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 dai. Aiuto, non arrivano più zombie giganti, ne è arrivato solo uno. Ah, eccoli lì sopra. Perché ne accorgo sempre dopo delle cose? Non saprei. E allora facciamo così. Vabbè, non c'è stato bisogno. Non voglio sprecare fertilizzanti perché ce l'abbiamo fatta a superare anche il livello 15. Sì. Livello successivo, vediamo io in pesca. No, c'è la stregacciola. Sono troppo contento, possiamo utilizzarla anche qui. Come al solito prova a darmi la rapazzolla, non so perché, ma me la dà quasi ad ogni livello la possibilità di prenderla. Fiore d'oro, poi sì, vabbè, sempre le solite piante, questo, poi no, la lattuga iceberg non la portiamo? No, no, preferisco la lattuga iceberg rispetto alle ciliegie esplosive. Sì, andiamo. E adesso metterò una fila di stregacciole. Fiore d'oro, sì, l'ho portato, ok, avevo paura di non averlo portato, temevo di non averlo portato. Dai, perfetto, qua. E dovevo mettere anche le bocche di drago freddo una fila più avanti, perché i girasoli gemelli occuperanno questo spazio. Questa volta lo zombie iniziale non ha il fertilizzante, ma ce l'ha il secondo zombie iniziale, il terzo, anzi. Ma vabbè, poi qui... Dai, un'altra bocca di drago, cioè altri girasoli gemelli, così e così. E guadagniamo quanti soli si guadagnano in questo modo? 1200, fortissimo. Mettiamo le stregacciole qua. E comincia la mia scalata al successo con le stregacciole. Vediamo se riesco a mettere tantissime stregacciole. Tra l'altro non ho portato il cedro, bravo me. Ok, questo round non sarà semplice, non so perché non abbia portato il cedro, mi sono distratto. Quindi dovremo fare molta molta attenzione. Ok, metto almeno due file di bocche di drago fredde. E stregacciola anche qua. Vabbè dai, utilizzo il potere per farla
ricaricare più in fretta il fertilizzante, intendo. Sta arrivando una gigantesca orda di zombie. No, spero che non ci siano i... come si chiamano? Ecco, gli zombie football americani purtroppo ci sono da subito. Facciamo così. La stregacciola non è ancora carica, purtroppo. Ma c'è quasi, dai, così. Vediamo se riescono a sostituire addirittura... come si chiama quella pianta? Il cedro. Scusate, lo sapete che ogni tanto ho dei lapsus quando mi concentro. Dei lapsus molto preoccupanti, però, sì. Ce li ho, quindi non ci posso fare niente. Dai, bocca di drago fredda, perfetto. La stregacciola è carica, quasi. Vabbè, non abbiamo bisogno di soli, però. Dai, il fiore d'oro, se è carico, si deve utilizzare. E poi credo che riescano ad attraversare la barriera le stregacciole. Non ne sono sicuro, però. Dai, stregacciola, fatemi vedere. Ah, non ci sono più barriere da attraversare, va bene. Facciamo così. Vabbè, dai, credo che in un modo o nell'altro ce la caveremo. Non sarà il termine della mia avventura nel terrore dal domani. Spero. Però siamo ancora alla seconda orda, quindi non posso parlare tanto in fretta. Facciamo così. Ecco sì. Perfetto. E faccio anche così e così. Ok, si riescono ad attraversare la barriera. Vabbè, era un po' ovvio, però volevo avere la conferma. No, hanno fatto volare via una stregacciola perché fanno spuntare tanti malporcini. Ok, via malporcino. Se fanno volare via le stregacciole è un male. Smettetela, zombie football americano, come sempre. Devo ripeterglielo. Ok, stregacciola anche qua. Però devo togliere uno zombie football americano. Cioè, uno, volevo dire, un funporcino. Malporcino. Magari si trasformassero in funporcini questi zombie. Dai, non è ancora carica la stregacciola. Vabbè. No, 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 fermo, fermo, fermo. Faccio anche così. E anche così. Perfetto. E poi... via! Purtroppo è stata una brutta dimenticanza quella del cedro, però... ce la possiamo fare. Creano sempre funporcini e poi vengono scaraventate via dagli zombie football americani. Qualsiasi altro tipo di zombie andrebbe bene... entrando lo zombie football americano contro questa strategia, purtroppo. Facciamo anche così. Perché no? Ancora funporcini. Facciamo così. Vediamo se riusciamo a trattenere un sì, un fungo rospo, perfetto. Stregacciola. No, ho sbagliato. Dovevo fare così. Uffa. E volano via stregacciola. Ok. Faccio anche così. Purtroppo me le stanno distruggendo tutte. Basta! Non funziona questa strategia della stregacciola in questi livelli. Mi devo rassegnare. Così. La stregacciola è carica, non ancora. Ma ci siamo quasi. Faccio anche così. E faccio anche... così, sì, così. Andate via. Bene. E adesso potrei utilizzare questa strategia. No, 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 vai. Il funporcino. Ok, il malporcino, anzi, deve fare il suo potere, così si rivitalizzano tutti i malporcini. Tra l'altro ho un sacco di soldi, sono messo bene sotto quel punto di vista. Vediamo i lati positivi e non solo quelli negativi. Basta, vi odio, stupidi zombie football americano. Però dai, ci stiamo arrampicando fino all'ultima orda. Così. Via, perfetto. E così. Tra l'altro mi manca un fertilizzante. Non. Perché? Ci sarà un motivo, ma non me ne sono accorto. E siamo all'ultima orda. Bene. Sta anche laggando un po' perché ci sono troppi zombie. Ma vabbè, succede. Dai. Ma c'è uno zombie che dà fertilizzante? Sì, c'è. Ovviamente, c'è sempre nell'ultima orda, mi sembra. Ok, facciamo così. E si attiva anche il potere della... ecco. E poi così.
di istruzione. E ok, dovremmo avercela fatta. Sempre grazie alla bocca di Drago Fredda, che ormai è il mio mito formato pianta. Però mi manca di nuovo un fertilizzante. No. Nel prossimo livello dovrò prenderne due e utilizzarne uno in meno. Però abbiamo avuto modo di sfruttare molto la stregacciola e di vederla all'azione. E devo dire che non è male come pianta. Se avesse una ricarica un po' più veloce sarebbe molto meglio. Però non è male. Ma contro gli zombie football americano forse è il suo peggior nemico, diciamo. Comunque, non so però se può trasformare gli zombie giganti. Questo dobbiamo controllarlo. Vabbè. Stavo dicendo. Comunque, ci vediamo nella prossima parte di Piante contro Zombie 2. Vi ricordo che sarà lunedì 31 ottobre e sarà una parte specialissima, sarà qualcosa di diverso, quindi mi raccomando, state, come si dice, sintonizzati, no? Quello in TV, credo. Vabbè, comunque, se abbiate curiosità, dovete dire, oddio, cosa sarà mai? E appunto, la mia domanda della parte è: qual è la vostra pianta Halloween preferita tra peperoncino fantasma, stregacciola e jack-o'-lantern? La mia è il peperoncino fantasma, perché mi piace troppo, è fortissimo e mi piace anche il suo aspetto. Quindi ditemi la vostra, e se ce ne sono anche altre, se le ho scordate, ditelo pure nei commenti, vabbè, insomma, lo sapete com'è. E mettete mi piace, commentate, iscrivetevi proprio ora. E mi raccomando, andate anche a vedere il let's play di Pokémon Nero, non l'ho ricordato in questa parte ma ci tengo moltissimo anche a quello. Quindi andate a vedere anche quel let's play e basta, mi sto dilungando tantissimo, quindi niente, spero che vi piaccia.